Lorenzo, domenica sicuramente una partita da non sbagliare. Assolutamente sì, arriviamo da, come tutti sappiamo, una brutta serie negativa di sconfitte e non possiamo permetterci di sbagliare questa partita. Dobbiamo tirar fuori qualcosa in più, partendo ognuno dalla propria prestazione. Non ci sono molti discorsi da fare. Secondo me dobbiamo puntare tanto sull'aggressività, essendo in casa, una curva riunita. Anche l'ultima partita in casa, secondo me, si è sentito molto l'affiatamento delle persone. Tutto qua, dobbiamo dare qualcosa in più. Questa è la ricetta per uscire da questo momento particolare, sicuramente il più delicato della stagione del basket Agropoli. Assolutamente, non penso ci siano tanti discorsi da fare proprio per questo motivo, che è un periodo terribile per tutti. Noi giocatori lo stiamo vivendo cercando di rimanere saldi dalla parte tecnica e tattica, ma chiaramente il fatto emotivo è molto importante. Riuscire a mantenersi lucidi in questi momenti non è facile e proprio per questo dobbiamo fare un passo in più verso questo obiettivo. C'è da dire che il calendario non ha aiutato neanche più di tanto, perché in questi due incontri casalinghi è arrivato prima Agrigento, tra le squadre più in forma del campionato e tra le più forti, e domenica arriva un altro buon avversario che è Treviglio. Assolutamente sì, un avversario di tutto rispetto, conosco personalmente l'allenatore, sicuramente sono un gruppo che punta molto sul ritmo, sapranno preparare bene la partita dal punto di vista tattico. Secondo me il fatto, come dici tu, che il campionato non ha aiutato, purtroppo non ci possiamo fare niente, da questo punto di vista non possiamo farci niente, perciò possiamo solo parlare sul campo. Grazie, in bocca al lupo. Crepi.